Ed eccoci qua, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video a casa di Alfi. Grazie a coloro che si sono iscritti e benvenuti e un grande bacio da parte mia a coloro che mi seguono da sempre. Oggi pulizie motivazionali per voi, ci saranno vari tipi di pulizie. In questo momento sto svuotando la lavastoviglie e poi andrò a riempirla con i piatti sporchi. Oggi le mie pulizie saranno pulizie dopo pranzo. E quindi vedrete le varie pulizie in cucina di Alfi. Io uso, da come potete sapere, sempre il Quasar Cucina, mi trovo benissimo, ace sgrassatore e Quasar Inox, sono i miei tre detersivi infallibili che vi ho sempre consigliato, e i pannetti Actifibre della Vileda, sia i classici Actifibre e poi quello di vetri e finestre che io uso anche per altre pulizie in cucina. Vado a lavarmi il piano cottura con ace sgrassatore, ma per sgrassare prima uso un pannetto semplice e poi quando passo il Quasar Inox che serve a lucidare, vado a passarci il pannetto Actifibre vetri e finestre e guardate la lucentezza, è davvero ottimo. E guardate anche la cappa come è venuta lucida, si asciuga in un attimo. Ora passo alla pulizia delle mensole che ho in cucina. Vado a togliere tutti gli oggetti che ho sulle mensole e lo farò anche nella piattaia con un pannetto multiuso che comprai all'MD. Mi vado a togliere prima un po' la polvere, il grosso, e poi con il Quasar Cucina e il pannetto Actifibre della Vileda me le vado a pulire. E la stessa cosa vale anche per la piattaia, per pulirla, uso Quasar Cucina e il pannetto Actifibre della Vileda.
ed ora passo a crearmi l'anticalcare con l'acido citrico per la pulizia del lavello. Non avendo il VIACAL, vado a creare il mio anticalcare con mezzo litro d'acqua e 100 g di acido citrico. Una bottiglia vuota che avevo di acido detersivo la userò per questa soluzione. Andiamo ad agitare bene bene fino a che l'acido citrico non si sia sciolto e andiamo ad usarlo. Ed ora passo a sfoderarmi il mio divano IKEA, che è un divano interamente sfoderabile, anche la struttura, quindi davvero comodissimo, lo consiglio davvero il divano IKEA, è molto comodo, sia per pulirlo e sia anche come, proprio come struttura. Veramente non ne poteva più e quindi ho deciso di fare anche questa pulizia. Ora passo alla pulizia delle ante della cucina con il pannetto HT Fibre della Vileda e il Quasar Cucina. Adesso passo a pulire l'isola e poi pulirò gli sgabellini e voi sapete già che uso molto le salviettine igienizzanti e disinfettanti anche sotto i piedi delle sedie e dei sgabellini. Adesso invece vado a crearmi una soluzione con bicarbonato e aceto che servirà per la pulizia della finestra in alluminio che ho in cucina. Questa soluzione la opto proprio per questo infisso che ho in cucina perché con i vapori che comunque le fritture che si fanno in cucina gli infissi tendono a ingiallirsi e quindi con il bicarbonato e l'aceto con una spugnetta per piatti, vedete? Però il lato quello là morbido la vado a metterci questa soluzione e la passo un po' dappertutto. Questi infissi ce l'ho da 20 anni, quindi ragazze, con questa soluzione manterrete sempre i vostri infissi puliti, soprattutto quelli della cucina.
e poi dopo 10 minuti li vado a risciacquare, a pulire con un pannetto Actifibre per vetri e finestre, perché pulisce poi, perché poi dobbiamo andare a togliere poi questa soluzione che andiamo a mettere. E Glassex, poi pulirò i vetri e mi pulirò l'intera finestra. Poi con un panno daino della Spontex, ne ho comprato uno nuovo, lo vado a sciacquare, a farlo stretto stretto e con la cera per pavimenti, in questo caso io uso emulsio specchio, mi vado a lucidare l'infisso di alluminio, perché la cera, quella per pavimenti, serve proprio per lucidare, quindi ce lo fa brillare. Dopo aver fatto questa pulizia, mi alzo anche le sedie della tavola e poi le vado sempre a pulire sotto con le salviettine igienizzanti e poi mi passo il folletto e poi farò la pulizia del pavimento con il mio Rotomop e il Rio Casa Mia per pavimenti, che è uno dei detergenti per pavimenti che adoro. E anche per oggi ho terminato le mie pulizie in cucina. Ed eccoci qua, eccoci giunte alla mia skincare serale, ragazze, insieme a voi, eh. Sto prendendo a Valentina. Op, e mi vado a struccare, è caduta una salviettina, ragazze. Ah! Stasera è iniziato Sanremo, ragazze. Sanremo sì, Sanremo no. È un'incognita. Infatti abbiamo litigato io e mia mamma. Mia mamma diceva: ma perché dovevano fare Sanremo? Amedeo è peccato. Amedeo. Lei non lo sa chi è amore, dice Amedeo. Questo Covid con tante persone che non lavorano, ma mostro Sanremo non ci voleva proprio. Io non l'avrei fatto. Ragazzi, io quando ero ragazzo ho vinto pure io un concorso di voci nuove nel mio paese.
fatto il primo posto. E chi se lo scorda, ragazzi, mamma mia, che emozione. Vinsi all'epoca 300.000 lire e la targa. Primo classificato. E infatti perché ha sentito mia figlia su Instagram, che ho messo la storia che lei fece la canzoncina di TikTok, Maria Pia, diciamo che ha preso un po' da me, ragazze, ha avuto il dono della voce. Comunque, sono bei ricordi, ho fatto la cantante. Poi ho cantato nel coro della chiesa. Beh, comunque voi che dite? Ah, Sanremo sì o Sanremo no? Ditemi nei commentini, voglio sapere. Sinceramente io avrei resistito a sto Sanremo quest'anno, infatti neanche il pubblico ci sta. Però quando è uscito il maestro Beppe Vessicchio, è un'icona Beppe Vessicchio, troppo forte. Troppo carino. E poi mia mamma. Alfonsi, ma che ti credi? Quello Sanremo lo facevano o non lo facevano? Le persone hanno sempre da ridire. Perché, mamma? Ma tu non lo fai, non lo sai il fatto di San Giuseppe e la Madonna? Dice, no, mamma, qual è il fatto di San Giuseppe e la Madonna? Mamma mia, le conosce tutte lei. È peggio di me. Aspettate, ragazzi, mi sciacco un attimo. Ragazzi, io nel frattempo ho preso acqua alle rose, ho finito la crema, la devo comprare, però l'acqua alle rose profuma, mi fa una pelle bella fresca e tonica. Allora, stavo dicendo il fatto di San Giuseppe e la Madonna, diceva, dice mamma, cioè Alfonsi, mo lo facevano o non lo facevano sto Sanremo? Le persone devono sempre dire qualcosa. Se non lo facevano, dicevano perché non l'hanno fatto, se l'hanno fatto, dice perché l'hanno fatto. Comunque dice mamma che San Giuseppe e la Madonna era incinta, no? E San Giuseppe quello era più anziano della Madonna. Allora camminavano con l'asinello. Le persone che guardavano dicevano, mamma mia, quella è incinta. E lui sta sull'asinello e quella è incinta, mamma mia. Ma che core cane, no? Si dice, ma... Allora San Giuseppe sentì questa cosa. E disse, ah Maria, mo scendo io, sali tu sull'asinello. Andarono un po' più avanti. Mamma mia, quello è anziano, quello è giovane, quello è anziano, l'anziano cammina a piedi, lei sull'asinello, su Ciucciariel. Allora disse San Giuseppe, Maria, disse la Madonna, San Giuseppe, Giuseppe, sali tu e io scendo. San Giuseppe si scocciò, dice a te, Maria, arga, immun, in poche parole, voleva dire, Maria, immondo, immondo, ha sempre da ridire, ha detto mia mamma, e ha ragione. Ragazze, stasera vi saluto con un bel proverbio napoletano, eh? E tra poco anche i vostri salutini per voi. Allora, passiamo ai vostri salutini. Allora, in questo video voglio salutare l'amica Paola Bergo, Maria Rita Altruda, saluto Maria Mirelli, Anna Lisa, Sila dalla Sardegna, Susanna Schintu, Lina Zaffino dalla Calabria, la numero uno, Rosanna Crispino, Tonia Sodano, Felicia Rito Marcone, Pierina, Nancy Visconti, voglio fare un saluto a Elena Leggi da Brescia, un bacio, Maria Lucia Greco e Antonella Sanfilippo. Allora ragazze, vi ringrazio ulteriormente di aver guardato il mio video, grazie che mi seguite, iscrivetevi al canale se vi fa piacere e... Proverbio napoletano. A meglio parole è che il canunzerisce. Ciao, al prossimo video.